Bene, parliamo di musica e parliamo di Natale, perché è il Natale che ci friccica nelle vene, ma prima una considerazione filosofica sul Natale. Che cos'è? Che cos'è? Nel senso sì, è una festa, è una celebrazione, già sul concetto di festa e celebrazione ci sarebbe tanto da dire, si celebra un fatto simbolico, reale o no, perché è sintomo di un significato, di un'epoca, di un cambiamento, eppure viene festeggiato a livello, anche a distanza di tantissimi anni, anche da persone che non credono per forza nei valori, nel significato, nella narrazione che c'è attorno al Natale, anche i non cristiani festeggiano la nascita di Gesù. Cristo! E perché? Perché il Natale si è laicizzato, perché la fede in generale si è laicizzata, è diventato festa della bontà, della famiglia, della generosità, dello scambio di doni, sì, va bene, ma anche del focolare, anche una festa che ha comunque sempre una natura anche folcloristica, contadina, l'inverno, quindi il calore, il tepore, il cenone, l'abbondanza, no? Il concedersi un attimo di abbondanza dentro alla privazione, alla stagione più dura, più povera, più difficile da vivere. Ci sono tanti valori legati al Natale. Oggi ovviamente festeggiamo soprattutto il suo valore più recente, quello acquisito negli ultimi decenni, cioè quello della Coca-Cola. Festeggiamo la Coca-Cola! Yeah! Oh! Evviva! Parliamo in chiave negativa del Natale, ma no, non come il Grinch, è stupido fare il Grinch. Il Natale è una bella festa, nel senso è un momento caloroso e affettuoso in cui la gente cerca di fare cose carine gli uni per gli altri. Good, that's good, ok? Va benissimo. Però c'è carineria e carineria, c'è affetto e affetto, c'è festa e festa. Quindi prendiamo le parole di Fabrizio De André, del quale non parlavo da un po' di tempo sul canale, ma mi è tornata voglia, e sentiamo una storiella interessante sul Natale, Leggenda di Natale, che proviene dall'album Tutti morimmo a stento. Poi magari parliamo anche più in generale di qualche altro pezzo dell'album, che è un capolavoro, mi pare del 68, 69, vero o no? Vabbè, insomma, fine anni 60, forse è il suo primissimo album, no, cioè volume primo, è il suo album di inediti, però il concept album, sì, è il primo concept album di De André, e che peraltro lo fece sbarcare in televisione. Si trova ancora, credo, su Rai Play, un filmato di un giovanissimo De André che canta in playback, perché non si azzardavano a fargli fare un live, non si sa mai, che poi si inventa qualche cosa stupida da anarchico. In cui canta le canzoni di Tutti morimmo a stento, tra cui questa turpe, devastante, angosciante, tristissima, pessimistica canzone che è Leggenda di Natale. Allora, parlavi alla luna, giocavi coi fiori, avevi l'età che non porta dolori, e il vento era un mago, la rugiada una dea, nel bosco incantato di ogni tua idea. Beh, è una strofa molto classicheggiante, come dire, a livello di scrittura, se non che c'è sempre quello strano esercizio di stile di André, di cui abbiamo parlato anni fa ormai, quando analizzavamo il suo modo di scrivere, la sua poetica e il suo stile, del rivolgersi ai suoi personaggi con la seconda persona singolare. Non ella faceva, non lei, non parlava alla luna, il racconto non è in terza persona, ma in seconda. Non è né prima né terza, che sono le più comuni, è in seconda. Curioso. È come se De André fosse quasi un po' la coscienza dei suoi personaggi, no? Come se, ma ti ricordi, come se parlasse allo specchio. Ma ti ricordi di quando tu facevi così? Come quando parliamo con noi stessi, usiamo il tu. Dà un senso molto riflessivo, molto intimo. Più dell'io quasi, perché l'io è: io parlo, ah sì, io sono stato là, ho vissuto questo, ho detto quello. Se io parlo alla prima persona è perché so che qualcuno mi ascolta, quindi io parlo di me stesso, ma rivolgendomi presso il coram, no? Il coram di Agostino, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Comunque verso il pubblico, verso sapendo di avere una platea di ascoltatori. Invece il tu sa quasi di io che parlo a me stesso, fra me e me, senza spettatori. Dà un'intimità incredibile questo espediente letterario, a riprova di quanto De André fosse un genio. E la strofa che dice, beh, splendeva la luna, giocavi coi fiori, no? È l'idea di un'infanzia idilliaca, semplice, povera, ma gioiosa, dove c'è l'incanto, appunto, la rugiada una dea, il vento un mago, una realtà fiabesca, come quella che a volte nasce nella fantasia, nell'immaginazione dei bambini. Infatti questa non lo dice forse, non lo dice del tutto, 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 tutto esplicitamente, ma è una bambina la protagonista di questa canzone. Si capisce, avevi comunque l'età che non porta dolori. Grosso modo, è quella. Come dire, sì, insomma, che
da bambini hai i tuoi dolori, ovviamente i bambini soffrono, hanno le loro tristezze, le loro angosce, ma si distolgono facilmente, basta un non nulla, un fiorellino, la luna a distoglierli, no? L'aprile è un simbolo che ricorre spesso in De André, in varie canzoni, nel Pescatore, in tante canzoni. Quindi papà nel bosco incantato di ogni tua idea, cioè proprio nella fantasia. E venne l'inverno che uccide il colore. C'è una canzone che si intitola Inverno dentro a quest'album e che fa una riflessione filosofica profondissima sull'inverno come stagione di scambio tra la vita e la morte, non di semplice morte, ma qualcosa di più sofisticato, dove la vita esiste proprio perché è coperta dalla morte, la morte cala ma viaggia. Un discorso bellissimo. Comunque venne l'inverno che uccide il colore, no? Classico immaginario invernale, il gelo, il ghiaccio, i colori freddi. E un Babbo Natale che parlava d'amore. E d'oro e d'argento splendevano i doni, ma gli occhi erano freddi e non erano buoni. Coprì le tue spalle d'argento e di lana, di perle e smeraldi intrecciò una collana. Mentre incantata, di nuovo l'incanto, la magia, lo stavi a guardare, dai piedi ai capelli ti volle baciare. Questa bambina, nell'età dell'innocenza, per citare Scorsese, giocava e si imbatte sotto Natale, nel periodo di nuovo del freddo, comunque il bosco, la rugiada, idee di freddo, quindi chissà, magari una bambina che gioca all'aperto, non dico una senza tetto, ma perché no, anche sì, siamo liberi di immaginare. Comunque sicuramente una bambina che non è che gioca col trenino elettrico nella mansarda della villa dei nonni, probabilmente una cosa molto più povera, molto più semplice, e vede un Babbo Natale. Babbo Natale, di nuovo la generosità, i doni splendevano, luccicavano, non è tutto oro quel che luccica. L'attrazione del bambino verso il giocattolo, verso la cosa luccicosa, iridescente, verso il costume, il pancione, la barba, una figura paterna che rende sempre più, ancora più disgustoso questo incontro. Si chiama Babbo Natale, in italiano l'abbiamo tradotto proprio come babbo, quindi l'idea di una figura assolutamente paterna, dispensatrice di doni, di ricchezze, dentro la miseria. Arriva questo Babbo Natale che sorride, parla d'amore, porta i doni tutti luccicanti, ma non aveva gli occhi buoni. Dagli occhi si vede qualcosa, ma chi è che non lo vede? È una bambina. Nel bosco incantato di ogni tua idea, il bosco, i pensieri, le idee della bambina non sono così maliziose, non sono abbastanza furbe da notare la cattiveria negli occhi di questo Babbo Natale. Quindi lui la ricopre di gioielli, di pellicce, di vestiti, e così la incanta. L'incanto prima era della rugiada e del vento, oggetti legati al mondo naturale, legati alla fauna, alla flora, ma proprio alla natura nella sua maniera più atavica, più ancestrale, quello che riconduciamo simbolicamente anche all'infanzia, viene sostituito da un nuovo incanto, un incanto artificiale, gli smeraldi, le collane, le pelli, le pellicce, no? Esatto, intorno a me mentre incantato le tue spalle d'argento, si coprì le spalle, quindi argento e lana, cosa, uno scialle, una sciarpa, qualcosa, i vestiti, il calore, ma sono cose artificiali come il travestimento del Babbo Natale che nasconde, che cela, che inganna, che dissimula. E quindi mentre lei è incantata da questi nuovi doni, da questa nuova forma di gioia e ricchezza, lo guarda spaesata. E lui la bacia dai piedi alla testa. Quale altro poeta, quale altro cantante, lasciamo perdere, oggi userebbe un'espressione così delicata per parlare di uno stupro? Io non so se su YouTube si può dire questa parola, sento che sempre più persone nei propri video evitano certe parole, fanno dei giri, delle circonlocuzioni o le bippano, non so se si possa dire, però tanto il mio canale è piccolo, non monetizza, siete in quattro a guardarmi, tra noi quattro ce lo possiamo dire, è uno stupro, ok? E questo Babbo Natale, figura paterna di una bambina indifesa che gioca, va lì, la dona, le dona, le cose, è un pedofilo. Oh, altra parola che non si può dire, suppongo, vabbè. È incredibile, cioè, sotto Natale, nel freddo, nel gelo, viene un omaccione grosso e ti dà dei regali e ti stupra. E adesso che gli altri ti chiamano Dea,
prima no, la rugiada era una dea, il mondo boschivo, fiabesco. Adesso che gli altri ti chiamano dea, un'espressione curiosa, che adesso ci lavoriamo un attimo, quell'incanto è svanito da ogni tua idea. Ma ancora alla luna vorresti narrare la storia di un fiore appassito a Natale. Oh là là! Che storie. Ah, altro che la piccola fiammiferaia, queste sono storie, altro che il canto di Natale di Dickens. Tra l'altro, parlando di musica, c'è una versione musicale dei Majestica, Majestica, non so come vada pronunciato, molto carino, un album di 8-10 canzoni, metal grosso modo, dei Majestica, tratta dal canto di Natale di Dickens, anche quello molto particolare. Se avessi avuto più tempo avrei analizzato quello. Comunque, adesso, in seguito a questo trauma, a questo abuso, la bambina è cresciuta, ha perso l'incanto, ma le è rimasta solo una cosa dentro: la voglia di raccontare, testimoniare. Ed è qualcosa di buffo se pensiamo che uno dei valori del Natale e del cristianesimo in generale è quello della rivelazione, dell'annunciazione, della missione, della evangelizzazione. Cioè, che cos'è se non il raccontare, il farsi testimonianza? Cioè, c'è un ribaltamento, una perversione in De André, che è geniale, dei valori del Natale. Vuole essere testimone, vuole raccontare alla luna, quindi mondo comunque di nuovo naturalistico, intimistico, anche romantico se vogliamo, come immaginario, raccontare la storia di un fiore appassito a Natale. Tra l'altro, fiore appassito si rifà al verbo deflorare, deflorare, cioè far perdere la verginità ad una ragazza. Insomma, c'è questa stratificazione sottile, simbolica, il fiore appassito, deflorare, la luna, la cosa, cioè il cristianesimo, essere missione, testimoniare. E poi quel verso lì che dicevamo, adesso che gli altri ti chiamano dea. Adesso che gli altri ti chiamano dea, cosa vuol dire? Ma la mia idea, l'idea che mi sono fatto in tanti anni che conosco questa canzone, è che lei sia cresciuta e che sia diventata una ragazza o una donna molto desiderabile, molto appetibile, sessualmente parlando. No, è una dea, ma no, ma una dea, una dea, capite? Nel senso proprio. Che è prosperosa, che è bellissima forse, ma anche che è bellissima carnalmente, che è desiderabile, che è concupiscibile, che è una dea dell'erotismo, chissà, come se fosse magari finita, boh, a fare la prostituta. Ce ne sono tantissime di storie di prostituzione in De André, c'è Sally, Bocca di Rosa, ce ne sono una dopo l'altra, assolutamente. Potrebbe essere anche solo, magari non proprio prostituta, a cielo aperto, come si può dire, ma anche solo fare ballerina, entertaineuse in qualche particolare locale. Chissà, gli altri ti chiamano dea. Come dire, adesso, prima tu avevi il tuo immaginario di divinità naturali, di pace, di gioco, di immaginazione, e adesso tu sei diventata oggetto dell'immaginazione, sei diventata dea, sei diventata mito delle voglie, delle brame, della fame di altre persone, proprio un ribaltamento. La bambina che nella sua ingenuità però è soggetto creativo, immaginativo, narrativo, e che invece poi crescendo e venendo traviata, venendo distrutta da questo abuso, da questo trauma, diventa oggetto di desiderio, oggetto di conquista, oggetto, possesso, cosa. Il fiore appassito è morto, è sterile, la sterilità. Vabbè, visto che stiamo parlando di fiori appassiti, di sterilità, dai, non ero sicuro di farlo, ma parliamo anche di inverno, magari non in maniera esageratamente dettagliata perché è complicatissimo il testo d'inverno se lo si vuole leggere proprio bene, ma stiamo parlando di sterilità, non si può non farlo. Via, due canzoni di De André sull'inverno e sul Natale per tirarci su. Sale la nebbia sui prati bianchi, come un cipresso nei camposanti. Bam! Prima immagine dell'inverno, prati bianchi, quindi il verde, il colore della vita, della primavera, della rinascita, che viene completamente appiattito, cancellato dal bianco della neve. Come un cipresso, quindi questo albero imponente, ma molto, molto dritto, molto eretto, un bel verde scuro, che però si ammanta anche lui di neve nei camposanti, albero cimiteriale, quindi il cipresso. Un campanile che non sembra vero. Tra l'altro anche la melodia di questa canzone è molto onirica. Un campanile
che non sembra vero. Cioè, molto è cantilenata, è anche di magico, di ipnotico la melodia di questa canzone. Infatti ci rimanda a una dimensione sognante. Un campanile che non sembra vero segna il confine tra la terra e il cielo. Scenario, quindi campagna, cimitero, uno di quei piccoli cimiteri di campagna, quei cipressi, tutte le tombe ricoperte di neve, un campanile, un po' di pietra, di mattoni, arroccato, scenario, campi, il cielo e la terra che quasi si confondono, perché d'inverno la luce è molto grigia, biancastra, quindi il cielo va sul grigio-bianco e il prato, il terreno è coperto di neve, quindi quasi non si distinguerebbero più se non ci fosse il campanile a stagliarsi e a staccare. Ma tu che vieni, ma tu rimani, vedrai la neve se ne andrà domani, rifioriranno le gioie passate col vento caldo di un'altra estate. Primo motto, prima invocazione è di speranza, ok? Ma tu che te ne vai, tu che fuggi, che vorresti andartene dall'inverno, da questo scenario desolato, rimani, guarda che la neve se ne andrà, come poi avrebbe detto in Hotel Supramonte, no? Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ecco, tu che te ne vai, guarda che la neve si scioglierà e tornerà il vento caldo dell'estate e rifioriranno le gioie, no? Il fiore appassito, rifioriranno le gioie. Dentro questo album, questo è un concept album. Oggi i concept album non li fa più nessuno e chi dice di farli non ha capito cosa sono. Un concept album è o un album in cui 7, 8, 10, 12, quante sono canzoni, raccontano proprio un'unica storia, come una serie TV, no? Un'unica storia con gli stessi personaggi, solo divisa in episodi, oppure deve avere comunque un'unità, un'armonia, una coerenza di tematiche e anche di lessico e di musica molto forte. E qui c'è. Dicevamo, rifioriranno le gioie passate col vento caldo di un'altra estate. Anche la luce, qua c'è un'alternanza, è strofa positiva, strofa negativa. Anche la luce sembra morire nell'ombra incerta di un divenire, il cambiamento. La morte è cambiamento, già da Epicuro e da Eraclito era chiara questa cosa. La morte è un divenire, quindi è nella stasi, è nella serenità, nella tranquillità che si trova la sicurezza e il benessere, perché il divenire, sai mai che è l'ultimo divenire, il tuo ultimo viaggio, la tua ultima trasformazione, quella fatale? Di nuovo, un viaggio senza ritorno, una trasformazione che, da cui non si torna più indietro, come il trauma della bambina, l'abuso che ha subito. Nell'ombra incerta di un divenire, dove anche l'alba diventa sera e i volti sembrano teschi di cera. Teschi di cera nel buio, cioè l'alba sembra sera perché c'è poca luce, tutto bianco, grigio, un po' di nebbia, è fosco e i volti smunti, pallidi, sembrano teschi incisi nella cera. Un'immagine devastante. Di nuovo, strofa esortativa, ma tu che vai, ma tu rimani, anche la neve morirà domani. L'amore ancora ci passerà vicino nella stagione del biancospino. Il biancospino è una pianta invernale, quindi l'amore arriverà quando è ancora inverno. L'amore arriverà nell'inverno e lo farà passare via, lo scioglierà, come se l'amore fosse quella forza riscaldante, quella forza calorosa che scioglie il gelo e rinnova, fa rinascere. Eppure è lo stesso amore di cui parlava il Babbo Natale, no? Un Babbo Natale che parlava d'amore, al dire e al fare, come nel gorilla, no? Dimostrando la differenza tra idee e azione. L'amore ci passerà vicino, però, ci passerà vicino, come se fosse qualcosa che ti sfiora, ti tira su di e poi passa. Uno sfiorare, la stagione dell'amore di Battiato, non possiamo analizzare tutte le canzoni che cito, però anche la stagione dell'amore di Battiato, l'amore è come una stagione che viene e va, no? Che va e viene e va, va e viene. O, sempre di André, amore che vieni, amore che vai. Vabbè, basta. Mi tengo, giuro, finita questa finisce anche il video, non ne parliamo di tutte quante. La terra stanca sotto la neve dorme il silenzio di un sonno greve. L'inverno raccoglie la sua fatica di mille secoli da un'alba antica. Ora, quello che diceva nella strofa prima è che anche la neve muore. Non è che la neve, sparisce. La neve muore. La neve, che è la morte, o comunque che è una metafora sicuramente mortuaria, cimiteriale, come abbiamo detto, di
di appiattimento, di spegnimento, no? L'inverno che spegne il colore, venne l'inverno, la canzone di prima, non so, stiamo facendo un po' di salti avanti e indietro, ma la neve, che è quello spegnimento, il gelo, il freddo, la morte del calore, muore. La morte muore. A differenza di quello che dice De André nella canzone La morte, perché la morte mai non muore al finale della canzone. E invece qui la morte muore, la neve muore, perché viene riscaldata e sciolta dall'amore. Nella stagione di Angusia, la terra stanca, la terra ha bisogno di essere coperta di neve. Perché è stanca? Perché la neve, che è fredda, però facendo da manto sopra la terra, riscalda la terra. La neve sopra la terra la protegge dal vento e dalla temperatura dell'aria. La terra sotto la neve è più calda che se la neve non ci fosse. Cioè, è incredibile. Solo De André riesce a confezionare queste immagini così possenti. La terra è calda proprio perché è coperta dallo strato freddo della neve. Una totale complementarietà di vita e morte, che è qualcosa di impressionante. Sembra quasi pianto antico di Carducci. Anche lì c'è la metafora dell'albero che poggia le sue radici nella morte, nei cadaveri, nella gente sepolta, eppure fiorisce, dà vita. C'è un interscambio incredibile. La neve, che è morte, protegge il calore sopito, latente della vita, perché la terra è stanca e ha bisogno di riposare. L'inverno e la neve e la morte servono a far riposare la vita affinché poi possa rifiorire. Ci sarebbe anche L'albero e io di Guccini. Quanta roba ci sarebbe. Il silenzio di un sonno greve, il sonno, il riposo greve, pesante, fiacco, stanco, distrutto. L'inverno raccoglie la sua fatica, come, basta, adesso mi è preso proprio il tic, come in Ho conosciuto il dolore di Vecchioni, che dice che il dolore soffre il proprio dolore, cioè che il dolore che ci tormenta tutti, però lui stesso è afflitto dal proprio dovere di dolore. Tu sei più afflitto di me, perché tu sei il dolore, tu ti porti dietro il tuo dolore. Ecco, qua è la stessa cosa. L'inverno è affaticato, l'inverno che ci affatica, ci spegne, è di per sé stanco, affaticato. Di mille secoli di un'alba antica, di nuovo realtà aurorali, prelapsarie, ancestrali, usate le parole che preferite, comunque potenze profonde, arcaiche della natura. Ma tu che stai? Le prime due invocazioni erano tu che vai, tu che te ne vai. La terza invece è tu che stai, perché rimani? Un altro inverno tornerà domani, cadrà altra neve a consolare i campi, consolare il valore terapeutico, curativo della neve, cadrà altra neve sui camposanti, camposanti, cioè terra piena di morti. Il camposanto è un lotto di terra pieno, zeppo di cadaveri. E dice, sì, tu che te ne vai, che temi l'inverno, resta, resta perché tornerà l'estate, resta perché la neve riscalda, la neve protegge, resta perché tornerà l'amore. Ma tu che invece resti, vattene, perché ci sarà un altro inverno dopo quest'amore, dopo l'estate, dopo la rifioritura, poi verrà un altro inverno ancora, vattene, perché l'inverno tornerà a consolare i campi. Dalla loro fatica, la fatica di mille secoli, anche i campi, la terra, c'è un senso complessivo di stanchezza, di sfinitezza, come se la natura stessa arrancasse faticosamente nel proprio ciclo di nascita e rimorte, come qualcosa di pesante, come qualcosa che non finisce mai ed è una condanna. Se vuoi restare devi andartene, ma se vuoi andartene resta, perché tanto in ogni caso ci sarà lo stesso inverno. Inverno che di per sé non va fuggito, perché non è male e non è neanche bene, è entrambi contemporaneamente. Cosa posso dire? Di nuovo, pianto antico, pianto antico, pianto antico, perché l'amore che non può risvegliare il figlio di Carducci, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, nel sol più ti rallegra, né ti risveglia amore, cioè ciò che arriva dall'alto, il mio amore, io che sono ancora in vita, sono sopra la terra, e il sole che addirittura è in cielo, il calore mio, il calore del sole, non sono abbastanza calorosi da risvegliarti, da tirarti fuori da questa terra negra, fredda, da questa terra di morte, appunto, una wasteland di T.S. Eliot, la smetto, giuro. Però al contempo quell'albero che tu toccavi
no? Con la pargoletta a mano, è rifiorito, poggiando le radici sul terreno dove sei sepolto, succhiando nutrienti dalla terra piena di morte, l'albero è rifiorito. Ecco, questo è il vero miracolo del Natale, più a Natale che a Pasqua, forse, almeno la collocazione climatica aiuta a trovare questa simbologia di nascita e rimorte quasi più nel Natale che non nella Pasqua, per toccare la simbologia cristiana. C'è questo duplice andamento di vita e morte, morte e vita. Abbiamo parlato del Cavallo di Torino, un film stupendo, inquietante, devastante, triste, ma che ha questa cosa qua, potenze ancestrali della natura in un ciclo che sembra tendere verso il totale annientamento, verso la morte, verso la stanchezza e la fatica. Sono sentimenti malinconici, tristi, e che proprio per questo hanno bisogno di essere festeggiati, di essere festeggiati con calore, gioia, compagnia, per confortarci della tristezza del vivere. Buon Natale.